9 risultati utili consecutivi che hanno prodotto la scalata in classifica sino alla sesta posizione. 32 i punti collezionati dal Molfetta in 22 partite di campionato. Meno 7 dal Gravina, meno 8 dal Fasano. C'è ancora spazio per tentare l'assalto a un piazzamento playoff? Alla domanda risponde Demiro Pozzebon, attaccante dei biancorossi. L'unico rammarico è che in diverse partite abbiamo buttato 2 punti all'ultimo minuto. Vincevamo e l'ultimo minuto della partita ci siamo fatti riprendere con il pareggio e quindi abbiamo buttato punti importanti, perché adesso se li mettevi in questa situazione eravamo molto più vicini. Certo, 7 punti sono lontani, sono tanti, però mancano ancora 16 partite, noi stiamo in un buon momento e dobbiamo continuare così, senza lasciare niente al caso e sperando che lì davanti incappino in qualche errore. La vittoria di Casarano d'inizio dicembre, oltre ad aver messo fine a un digiuno di successi che durava da 6 incontri, ha permesso al Molfetta di cambiare decisamente marcia. 17, con i 3 del Capozza e i punti collezionati in 9 incontri dei biancorossi, che hanno messo in evidenza anche un fatturato realizzativo di enorme rilievo. 5, i gol messi a segno domenica scorsa contro la Virtus Matino, altrettanti inflitti al Nardò, sempre al Polo Poli, senza dimenticare i 4 realizzati a Caserta e i 3 del Monterisi contro il Cerignola. Merito di un reparto avanzato di qualità. A Pozzebon, Gionai e Cappiello si sono aggiunti durante il mercato invernale Genchi e Cordic. La concorrenza è inevitabile. La competizione è sana e può solo che far bene a tutti quanti, perché comunque sia alza il livello degli allenamenti, alza il livello della concentrazione. Quando sai che c'è il posto tranquillo e assicurato, nella mente del calciatore medio entra quella cosa di adeguarsi. E quindi se c'è competizione, ti ripeto, è sana e ben venga. Allungare la serie positiva e portarla in doppia cifra non sarà affatto semplice per il Molfetta, che domenica affronta in trasferta il Bitonto, vice capolista, ferita per la sconfitta di Nola che è costata ai neroverdi di Claudio De Luca la leadership del raggruppamento. 10 risultati utili, manca il tassello finale che sarebbe poi domenica col Bitonto, però ti ripeto, loro vengono da una sconfitta, quindi di conseguenza saranno agguerriti, poi in casa giocano, però troveranno un Molfetta positivo, motivato, che sta in una serie positiva e speriamo di continuare di questo passo.